Dimmi voi, ditemi voi se devo vedere l'ingiustizia sportiva contro la Juve, l'Inter che va quasi in finale a meno che il Milan faccia un miracolo, che il Napoli ha vinto lo scudetto. Ragazzi, speriamo a sto punto che il Milan non faccia il miracolo, oppure che l'Inter crolli, oppure che uno tra Ancelotti e Guardiola faccia il miracolo. Perché l'Inter campione d'Europa no, tutto tranne quello. Cioè, piuttosto no, a sto punto preferivo il Napoli. Piuttosto. L'Inter campione d'Europa no. No. Cioè, chiaro che non c'è stata partita, almeno fino ad ora non c'è stata partita. Complimenti all'Inter perché se io sono obiettivo sono più tranquillo e sono più rilassato. Se invece io continuo a dire schifosi, tutte queste robe qui, a me piace essere obiettivo nel calcio. Quindi complimenti all'Inter, vivissimi. Sperando che però il Milan faccia un miracolo, ovviamente. Grandi gol di un campione, ragazzi, di un giocatore fenomenale come Di Gea, perché quel gol lì lo fa solo lui, ragazzi. In Champions la differenza li fanno i dettagli. Li fanno i dettagli perché è vero, lì poi Calabria poteva far meglio, ma quel gol di Dzeko al volo è un capolavoro, un capolavoro. E poi il secondo gol dell'Inter in 10 minuti, cioè io voglio spararmi, io voglio spararmi perché non è possibile, non è veramente possibile. Poi è chiaro che se l'Inter dovesse andare in finale e perdere, non dico nulla, ma godrei. Ecco. Però è chiaro che il 2-0 dell'Inter, anche lì grande azione dell'Inter, Di Marco palla per Mkhitaryan, ma la difesa del Milan sembrava quella della Pro Patria, con tutto il rispetto, perché hanno fatto un buco, ragazzi, vergognoso, gran gol di Mkhitaryan 2-0. E il Milan, se non conclude questo primo tempo con tre gol presi, è un miracolo, perché l'Inter ha preso un palo con Çalhanoğlu, che ha fatto un tiro veramente un tiro alla Madonna quello lì. Gran parata di Maignan su, mi sembra Mkhitaryan, un rigore inizialmente concesso su Lautaro che si butta e simula, bravo, bravo, esempio di vero uomo, poi annullato giustamente, però ragazzi l'Inter è quella che crea di più. Chiaro che però se vogliamo le due squadre, ragazzi, Milan oggi non ha nessuno perché ha Leao rotto e Leao si vede anche la sua assenza presa. Bennacer si è rotto, è entrato Messias che fino a 3 anni fa giocava al Crotone e prima faceva l'agricoltore. Cioè ragazzi, questa squadra qui sulla carta il Milan è da sesto posto se non da settimo. Però tu non puoi scendere in campo con un atteggiamento del genere. Ripeto, Milan imbarazzante, complimenti all'Inter, sperando che il Milan ribalta la partita. Perché se il Milan diventa campione d'Europa va benissimo, ne sarei solo contento. Però se l'Inter diventa campione d'Europa mi sparo, cioè. È come dire la Juventus campione d'Europa è l'interista in quel caso, ma l'interista rosicherebbe, come giusto che sia, come sto facendo io. Perché anche un napoletano che vede la Juve vince la Champions League si vuole sparare. Se uno juventino vede l'Inter vince la Champions, mi butto giù, ovviamente in senso ironico, cioè. Però ripeto, complimenti all'Inter per questo gran primo tempo, micidiali. Del Milan non sta funzionando niente, zero palle per Giroud, zero azioni pericolose, veramente niente. Cioè, zero tiri in porta al Milan, ragazzi. Zero tiri in porta al Milan, 11 tiri all'Inter, tra quei 3 in porta. Veramente un Milan, ragazzi, limite dell'imbarazzo. Se finisce così l'Inter è in finale. Se finisce 1-2 tutto potrebbe accadere. A meno di clamorosi colpi di scena l'Inter è in finale Champions. Perché il Milan dovrebbe fare almeno 2 gol senza subire nemmeno uno nella gara di ritorno. Chiaro che oggi abbiamo visto un Milan imbarazzante secondo me. Perché è vero, nel secondo tempo sono stati a metà campo l'Inter, ma ha giocato un primo tempo veramente da squadraccia. Fatemelo dire. Chiaro che l'Inter ha fatto una gara perfetta praticamente. Forse, anzi, meritava probabilmente di vincere con più gol. Perché sì, nel secondo tempo non ha fatto niente, ma ragazzi, cioè, sei 2-0.
Cioè, se è un passo così dalla finale, grazie al cavolo, l'avrei fatto pure io. E mia, da parte il palo di Tonali, un tiro di Messias fuori con dei piedi a banana. E a parte, intanto attenzione al tiro, parate in faccia su Pobega. E a parte anche un tiro di Prendies fuori di poco, ha fatto uno. Poi, scelta di Pioli, secondo me, incomprensibile per me. Pioli sta sbagliando la qualunque. Sta sbagliando veramente la qualunque, perché veramente togliere Kier, che il disastro l'aveva già fatto, sinceramente non lo condivido. Poi è chiaro che il Milan ha già fatto un mezzo miracolo andare in semifinale, però c'è comunque il Milan. Per me, comunque il Milan è veramente, ragazzi, c'è da pregare Dio che l'Inter non vinca la Champions. Sinceramente, io non mi sarei mai immaginato un Inter in finale. Veramente, ragazzi, non vedrò che questa stagione finisca, perché è veramente un trauma, è un trauma. Però, cioè, veramente capisco che questa rosa, almeno schierata oggi, non sia, secondo me, manco d'Europa League, però cioè, comunque il Milan, come dicevo prima. Chiaro che l'Inter ha dominato non nel secondo tempo, ma nel primo, ragazzi, però se ci giochi così, non, giustamente gli altri vincono. Cioè, vittoria strameritata per me dell'Inter, non c'è stata storia. Che è veramente una difesa del Milan che sembrava, ripeto, quella della propria patria. E veramente non c'è stato niente. Non c'è stato niente. Forse l'unico positivo è stato Rigo quando è entrato. Forse l'unica nota positiva, però io, se fossi uno del Milan, penserei anche a, non dico esonerare Pioli, ma ci farei più di qualche pensiero per me. Perché per me Pioli sta facendo delle scelte veramente incomprensibili. Troppo turnover col Bologna. Non ne vince più una, ragazzi. Cioè, il Milan è in crisi. Il Milan è veramente in crisi, ragazzi. Se fossi uno il Milan, inizierei veramente a cambiare allenatore, probabilmente. Per me il ciclo Pioli-Milan è finito. Devo essere sincero. Perché anche secondo me tra Inzaghi e l'Inter, perché comunque l'Inter sì, ok, è andata in semifinale Champions, ma ha battuto comunque il Porto e il Benfica, che sì, sono squadre forti, e il Milan ha battuto. Però, ragazzi, cioè, io voglio vedere l'Inter col Real, l'Inter col City. Non credo comunque riuscirebbe a vincere. Anche per me Inzaghi a delle volte fa delle scelte che non le comprendo. Però tra i due chi sta più sbagliando è Pioli, senza alcun dubbio. Detto questo, ragazzi, Milan 0, Inter 2, Inter praticamente in finale Champions.